E siamo alla Notte Bianca di Villarbasse, seconda edizione, un successo come l'anno scorso, coinvolgimento totale dei villarbassesi e in particolar modo dei commercianti. Devo ringraziare i nuovi amministratori che con me hanno cominciato l'anno scorso la nuova amministrazione, in particolare l'assessore Gianni Gallo, che è l'anima di questa iniziativa Notte Bianca a Villarbasse. Quest'anno un tema particolare, il vintage anni 60 e 70. È nata un po' per scherzo l'anno scorso, dopo neanche un mese che eravamo stati eletti, siamo partiti con un'idea molto banale, vestiti in bianco. Questa volta abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa, vintage, ed è stata veramente un successo perché c'è tantissima gente. I complimenti ai commercianti per la collaborazione, ovviamente l'amministrazione ci ha messo del proprio e devo dire che ha funzionato. Il tempo questa sera ci è stato dalla nostra parte, perché ha smesso di piovere per nostra fortuna, ed è veramente una bella serata. Mario Catania è un amico non solo della Trattoria Italia ma di tutti i villarbassesi, in quanto lui è un discreto scrittore. Io purtroppo non sono molto avvezzo nello scrivere libri, però c'è mia sorella che è una fan accanita di Mario Catania, e ha fatto diversi libri, è uno scrittore abbastanza conosciuto, a Villarbasse sicuramente tanto, ma anche in Italia, sta crescendo e ci fa molto piacere averlo questa sera all'interno del nostro locale, che comunque è un abitué, ma soprattutto per la Notte Bianca, perché comunque abbiamo bisogno anche di crescere sotto questo punto di vista, soprattutto e visto e considerato che è il secondo anno che facciamo questa Notte Bianca, e quest'anno, il secondo anno, ha avuto un grandissimo successo, molto di più dell'anno scorso, grazie anche a personaggi come Mario Catania, che sono, insomma, vabbè, siamo due personaggi conosciuti abbastanza per portare avanti anche un discorso sia di gusto ma anche di parole, come si dice, ok? Yeah.